Buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con il tavolo tecnico che si è svolto questa mattina in regione a Pescara per affrontare il nodo della fusione dei comuni di Montesilvano e Spoltore proprio con il capoluogo di provincia. La regione sta tentando una mediazione per comporre le divergenze sul percorso di unione dei municipi. Tutti i particolari nel servizio di Alfredo Primante. Ci sarà anche una norma nazionale a blindare la fusione dei comuni e quindi di conseguenza anche la nascita della Grande Pescara, unione di Montesilvano e Spoltore con il capoluogo. Il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso lo ha annunciato nel corso della riunione degli stati generali della Grande Pescara. L'incontro è il tentativo di comporre politicamente le tante resistenze che esistono lungo il percorso di nascita del nuovo comune metropolitano. Esistono due proposte di legge regionale al riguardo, ha ricordato D'Alfonso. E l'ente vuole porsi come orecchio in ascolto delle problematiche sollevate dai sindaci che tra l'altro entro il 10 novembre avrebbero dovuto pronunciarsi sul progetto della nuova Pescara. Nel frattempo le 20 associazioni che hanno già aderito al progetto di fusione dei comuni rivolgono un sollecito ai sindaci delle tre municipalità interessate, Alessandrini, Maragno e Di Lorito, affinché facciano pervenire al più presto il loro parere. D'Alfonso questa mattina davanti a tutti gli attori interessati al progetto di fusione ha invitato a mettere da parte i problemi e a cercare di anteporre le possibili soluzioni guardando agli aspetti positivi dell'operazione. Sulla Grande Pescara o sulla Nuova Pescara come dir si voglia, i cittadini dei tre comuni si sono già espressi con un referendum nel 2014 che a larga maggioranza ha detto sì alla fusione. Se sul tavolo vengono versate proposte che aumentano la qualità, saremo degli imbuti. Se sul tavolo vengono versate liquidi pieni di vetri spezzati, è chiaro che faremo funzionare le scuole alte che abbiamo fatto. Noi non siamo né spagnoli né catalani, siamo italiani che hanno capacità di dare valore ai pronunciamenti del popolo. Io ritengo che quando si fa un confronto, la materia che viene messa a confronto si debba arricchire. Strumentalizzate questa occasione, arricchite la materia che vi sottoponiamo a cuore. Ci spostiamo a Teramo adesso perché il Consiglio Comunale convocato per lunedì 27 novembre è stato annullato e differito al prossimo 7 dicembre con inizio sempre alle 16 e sempre nella sala Ipogea di Piazza Garibaldi. Sono arrivate anche le parole del primo cittadino Maurizio Brucchi che ha detto ho detto che in consiglio comunale si dovrà decidere se questa amministrazione deve proseguire il suo cammino o interromperlo ed aprire la strada ad un commissariamento e così sarà. La richiesta che mi è pervenuta mi impone una riflessione soprattutto in considerazione del fatto che ritengo il commissario prefettizio una iattura per la città. L'attività amministrativa deve andare avanti, ha continuato Brucchi. La prossima settimana sono in calendario diversi appuntamenti, dall'approvazione in giunta del bilancio di previsione rivisto ed aggiornato alla commissione consigliare per l'analisi del nuovo progetto presentato dalla Tercop. E proprio nei prossimi giorni arriverà il via libera definitivo per i MUSP. Così come mi ha comunicato ieri, continua ancora Brucchi, il commissario straordinario per la ricostruzione Paola De Micheli. Pertanto dovranno iniziare tutte le procedure tecnico-amministrative. La città, conclude il primo cittadino, ha bisogno di essere governata e io farò il mio dovere fino alla fine. Torniamo a Pescara adesso perché domani alle ore 16 in Piazza della Rinascita si terrà un flash mob organizzato da Fratelli d'Italia, Dipartimento Tutela Vittime, per dire no alla violenza sulle donne. Domenica pomeriggio alle 16 saremo a Piazza Salotto nei pressi della mattonella dedicata a Jennifer, che questo comune ha dedicato a Jennifer. In flash mob non riveliamo i particolari perché sarà una sorpresa, ma quest'anno il Dipartimento ha aderendo alle celebrazioni del 25 novembre per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha lanciato una campagna contro la violenza in genere, tant'è che nel nostro manifesto c'è il logo della famiglia.
perché comunque noi siamo convinti, e anche la sociologia ce lo dice, che la violenza nasce dal fatto che ci sono dei legami familiari malati, e quindi è proprio da lì che dobbiamo ripartire per restaurare il giusto equilibrio tra l'uomo e la donna, tra l'uomo e la donna e i figli, perché quando si fa violenza a una donna, non si fa violenza solo a quella donna, ma quella donna magari ha dei genitori, ha dei figli, e quindi è tutto il nucleo familiare che secondo noi subisce un grave danno. E anche per quanto riguarda gli uomini, vero è che l'emergenza è la violenza sulle donne, però sappiamo che anche molti uomini sono vittime di violenza, sappiamo che la violenza è anche contro i più deboli, anche contro i bambini, e vogliamo anche che ci sia un intervento proprio per gli uomini, perché nel momento in cui un uomo ha questa difficoltà ad accettare un rifiuto, ad accettare un no, o che una relazione sentimentale finisce, è là che dobbiamo agire. E una targa ricorderà in Piazza Sant'Alfonso a Francavilla al Mare tutte le vittime appunto della violenza sulle donne. L'iniziativa dell'associazione Kairos ha voluto ricordare anche Monia Di Domenico e Jennifer Sterlecchini. I posti occupati da un mazzo di fiori sono per Jennifer e Monia, due donne abruzzesi vittime della violenza maschile. In Italia sono 84 gli omicidi di donne nei primi 9 mesi del 2017, in calo rispetto ai 109 dello stesso periodo del 2016. Di questi 61 si sono verificati in ambito familiare e 31 sono stati femminicidi, termine non giuridico ma di uso comune, che identifica l'omicidio di una donna da parte di un uomo come forma estrema di prevaricazione. Jennifer e Monia non ci sono più, ma continuano a vivere perché simbolo di una violenza cieca e stupida. Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne a Francavilla al Mare, l'associazione Kairos ha scelto di donare al comune una targa che resterà in piazza e servirà da monito ed auspicio affinché il femminicidio e più in generale la violenza possano progressivamente sparire dalle pieghe peggiori della società. Noi crediamo che non bisogna ricordare le vittime di violenza, soprattutto le donne, solo il 25 novembre, ma per noi, come potete vedere, abbiamo fatto un progetto qui a Francavilla che si chiama La Panchina Rossa tutto l'anno, perché l'anno scorso abbiamo deposto in una piazza di Francavilla una panchina rossa che sia da testimonianza a tutte le persone che passano e possono ricordare ogni giorno questa problematica, perché solo così possiamo liberare le coscienze e solleticare le sensibilità. In Piazza Sant'Alfonso c'erano anche i familiari di Jennifer Sterlecchini. Il fratello Jonathan non vuole e non può parlare del processo in corso per la morte della sorella, ma rivolge un appello affinché del problema violenza sulle donne non ci si ricordi solo in occasione della giornata istituzionalizzata. Sì, è giusto ricordare, cioè non ricordarsi solo in questo giorno, di quanto ormai, perché questo ormai è un problema comune, tangibile e quotidiano, e quindi noi pensiamo che sia, ecco, che sia il caso di sensibilizzare appunto durante tutto l'anno le persone su questo argomento che ormai è diventato una piaga sociale. Cronaca adesso: sono ritenuti gli autori di alcuni furti in appartamento un 32enne di Montesilvano, ex ciclista professionista, e un 59enne di Cappelle sul Tavo. Entrambi pregiudicati sono finiti agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Pescara. I due arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Pescara sono accusati di furto aggravato in abitazione in concorso. In particolare, il 27 giugno scorso erano stati sorpresi dai carabinieri mentre stavano recuperando una Volkswagen Golf e una Kia Sportage rubate pochi giorni prima rispettivamente a Giulianova e Francavilla al Mare e parcheggiate nei pressi della stazione ferroviaria di Montesilvano. Nel corso della perquisizione i militari avevano trovato e sequestrato una centralina marca Bosch per autovetture Kia, chiavi di accensione di BMW, 4 pneumatici completi di cerchi in lega per autovetture Hyundai, numerosi strumenti da scasso, 2 martinetti per il sollevamento delle autovetture, 2 carte postamatte, un attrezzo in acciaio con un perno sporgente filettato con un congegno a leva,
utilizzato per forzare le casseforti a muro, come vedete anche da queste immagini. Andiamo a Montesilvano perché nella prima mattinata di oggi è divampato un incendio all'interno della pineta di Santa Filomena. Il rogo è scoppiato nei pressi del bivacco di alcuni extracomunitari. Il sindaco di Montesilvano, anche a seguito del ferimento di un agente della municipale, nelle operazioni di spegnimento, annuncia di voler chiedere un tavolo in prefettura per risolvere il problema. Servizio. Un incendio è divampato attorno alle 8 di questa mattina all'interno della pineta di Santa Filomena a Montesilvano. Il rogo si è sviluppato nei pressi di un accampamento di extracomunitari che in quel momento stavano dormendo all'interno di ricoveri di fortuna. L'intervento di una pattuglia della Polizia Municipale di Montesilvano ha evitato che l'incendio si propagasse nell'area verde e che raggiungesse gli alberi. Nelle operazioni di spegnimento delle fiamme però un operatore della municipale è rimasto leggermente ferito al volto per lo scoppio di una piccola con la bomboletta di gas ed è stato necessario per lui il ricorso alle cure mediche del pronto soccorso di Pescara. I ragazzi che vivono accampati all'interno della pineta fortunatamente non hanno riportato danni, ma hanno raccontato che le fiamme sarebbero state appiccate da terzi e che non sarebbero dovute alla loro responsabilità. Su quanto accaduto questa mattina stanno conducendo le indagini gli agenti della Polizia Municipale. L'episodio, l'ennesimo a Montesilvano, però ripropone il tema dei senza tetto che nel degrado bivaccano in città. Il primo cittadino, Francesco Maragno, annuncia un tavolo in prefettura per risolvere definitivamente il problema già affrontato con gli sgomberi di via Ariosto. Voglio specificare che queste persone sono persone che non hanno titolo a rimanere sul territorio dello Stato, sono destinatari di diversi decreti di espulsione non attuati e per questa ragione ormai stanco di vivere passivamente queste iniziative, nonostante gli sforzi messi in campo con sgomberi continui, ormai settimanali, chiederò la convocazione in prefettura di un tavolo. Non ho più nessuna intenzione di mettere a repentaglio l'incolumità degli operatori della polizia locale e voglio che la problematica, anche per quanto riguarda la tutela del decoro della città, venga una volta per tutte risolta. Ancora cronaca, un uomo di 35 anni di Torrevecchia Teatina è stato arrestato perché è ritenuto l'autore di una rapina commessa lo scorso 25 ottobre al supermercato Tigre di Miglianico, in provincia di Chieti ovviamente. Secondo l'accusa l'uomo aveva minacciato il direttore con un grosso coltello da cucina per farsi consegnare l'incasso, circa 2000 euro. All'individuazione del rapinatore che aveva agito con il viso coperto da un passamontagna si è arrivati grazie al sistema di videosorveglianza del supermercato e con l'aiuto di alcune testimonianze. Ora l'uomo si trova agli arresti domiciliari in esecuzione di ordine di custodia cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Chieti con l'accusa di rapina aggravata dall'uso delle armi. Cambiamo argomento adesso, riconversione delle linee ferroviarie per un nuovo tipo di mobilità all'interno della Costa dei Trabocchi. Questo è l'argomento della due giorni di dibattito e confronto in Abruzzo con le migliori esperienze europee. Le esperienze europee di mobilità dolce si confrontano per due giorni in Abruzzo, perché nel cuore del vecchio continente le greenways, ovvero le linee ferroviarie riconvertite in nuovi spazi di comunicazione, sono già una realtà. E allora la Costa dei Trabocchi potrebbe presto essere il palcoscenico dell'esperimento nella nostra regione. A Fossa Cese e a Vasso si discute di questo in un incontro organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti e che mira a stimare quanto le esperienze di altri paesi come Spagna, Francia, Belgio e Irlanda possano essere funzionali alla riprogettazione della linea ferroviaria lungo la costa. 42 chilometri toccando 9 comuni che potranno vedere trasformato uno spazio da un tipo di mobilità ad un altro, magari a velocità meno sostenuta e che possa valorizzare uno degli scorci d'Abruzzo più belli. Una greenway, brutalmente tradotta come via verde, che possa incentivare un nuovo modello di viaggio slow che permetta non soltanto di spostarsi per arrivare a una destinazione, ma che incentivi la scoperta dei luoghi e la tutela del patrimonio naturale. È una parte, direi quasi terminale, di un progetto che è partito 2 anni e mezzo fa, o meglio, è un punto intermedio estremamente importante. Noi 2 anni e mezzo fa abbiamo deciso come Camera di Commercio di investire le nostre risorse per lo sviluppo
della Costa dei Trabocchi, o meglio del prodotto turistico Costa dei Trabocchi, in parallelo con la realizzazione della pista ciclabile. E su questo abbiamo sviluppato tante azioni. Queste ferrovie dismesse hanno delle caratteristiche molto rilevanti dal punto di vista turistico, paesaggistico, prima di tutto perché spesso si trovano in luoghi ameni dal punto di vista paesaggistico, ma hanno anche delle caratteristiche di pendenza, di lontananza da strade, da percorsi viari e molti altri aspetti che le rendono proprio molto utili, molto facilmente trasformabili in piste ciclabili o ciclopedonali. È un'opera strategica, sarà un brand turistico finalmente per i nostri territori, per la nostra realtà che la provincia sta portando avanti e ha portato avanti con grande difficoltà per la complicazione del progetto, per la difficoltà di mettere insieme tanti aspetti di un sedime ferroviario che era stato anche vandalizzato, occupato, e quindi questo progetto è arrivato alla termine. Il 2018 sarà l'anno della realizzazione e sarà per noi una prova importante. E continua anche il percorso del progetto Bike to Coast, che prevede la realizzazione di piste ciclabili lungo tutto il litorale abruzzese. A Montesilvano oggi è stata riconsegnata la pista ciclabile che dalle Naiadi arriva fino ai grandi alberghi. Noi ascoltiamo il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Noi abbiamo ereditato un finanziamento dalla regione di 1.100.000, con cui abbiamo programmato l'intervento che riguarda la messa in connessione di diversi tratti di pista ciclabile che va da Pescara Sud fino ad arrivare a Città Sant'Angelo Nord, il che significa intervenire su quei tratti che oggi consentono in effetti a Montesilvano di raggiungere pienamente l'obiettivo, cioè della connessione di tutto il tratto della pista ciclabile di cui può beneficiare la costa. E questo è l'obiettivo che noi ci eravamo prefissi, abbiamo appaltato l'opera, abbiamo realizzato gli interventi, oggi riconsegniamo al comune di Montesilvano, l'assessore Cozzi, che rappresenta il sindaco Maragno, per dare loro la possibilità di avere una pista ciclabile a questo punto pienamente funzionante, su cui evidentemente già i ciclisti e non solo, anche i vari amatori della corsa possono approfittare già da qualche tempo. Oggi lo riconsegniamo ufficialmente e siamo felici di questo risultato. Apriamo la pagina di sport, adesso partiamo dalla Serie B perché dopo l'anticipo scoppiettante di ieri sera ad Empoli, al Castellani, 3-3 tra Empoli e Frosinone, oggi scende in campo la cadetteria e tra poco dunque anche il Pescara. Alle 15 ci sono le formazioni ufficiali che andiamo a vedere, partendo ovviamente dai padroni di casa di Gallo, 4-3, Manfredini tra i pali, linea difensiva 4, ovviamente lo Spezia, De Collex, Lanciano, Capelli, Gianni e Lopez, in difesa Pessina, obiettivo di mercato proprio del Pescara in estate, con Maggiore e Bolzoni nel ruolo di interni e poi Mastino alle spalle di Granoce e Forte. 4-3-1-2 dunque per la formazione spezzina. Andiamo a vedere le scelte in casa Pescara. 4-3-3, dal primo minuto torna in difesa Coda con Perrotta, ovviamente Fiorillo tra i pali, Crescenzi vince il ballottaggio con Zampano a destra, Mazzotta confermato a sinistra, Carraro sarà il playmaker con Palazzi e Brugman ai suoi lati. In attacco Pettinari al centro del reparto avanzato con Mancuso a destra e Capone a sinistra. Noi ovviamente tra poco alle 14.30 ci collegheremo proprio con la Spezia per le ultimissime, anche per vedere la situazione meteorologica, visto che la Liguria è colpita da, e soprattutto la Spezia, dall'allerta arancione per i temporali che si stanno abbattendo proprio sulla regione. Dunque alle 14.30 diretta stadio con Andrea Costantini e i suoi ospiti e Paolo Renzetti ovviamente dallo stadio Picco di La Spezia per seguire il pomeriggio bianco-azzurro. In Serie C invece il Teramo non scenderà in campo domani perché lo farà lunedì sera nel posticipo della 16ª giornata di campionato contro la San Benedettese. Ultime due sedute di allenamento a porte chiuse per il Teramo, allenamenti blindati dunque per Asta che dopo la gara di Coppa Italia dovrebbe però riproporre la formazione base con il rientro dei titolari, modulo che dovrebbe essere il 3-5-2 con Caidi, Speranza e Sales in difesa, il rientrante Amadio
recuperato dopo lo stop di domenica scorsa a Meda nella posizione di playmaker davanti alla difesa con Ilari e De Grazia interni. Sulle fasce spazio a Ventola e Baras, quest'ultimo è stato l'unico utilizzato seppur per uno scorcio di gara a Viterbo. Davanti la coppia d'attacco, quella formata da Tulli e Foggia con Bacio, Terracino e Barbuti pronti a dare a entrare in corso d'opera. Domani mattina seduta di rifinitura per la formazione biancorossa e conferenza stampa del tecnico Antonino Asta. In casa San Benedettese invece clima tutt'altro che disteso, con la squadra in ritiro a Monte Prandone fino a domani, quando poi partirà per raggiungere il ritiro abruzzese. In lista di svincolo l'attaccante rossoblu Lorenzo Sorrentino, il primo degli epurati dalla società dopo la scadente prestazione contro la Casertana. Capuano, il tecnico del rossoblu, dovrebbe affidarsi di nuovo al modulo 3-4-3 con Miracoli al centro dell'attacco con Di Massimo e Valente sugli esterni. In Serie D invece, 14ª giornata di campionato, due anticipi odierni. Tra poco si disputeranno le partite San Nicolò-San Giustese all'Orsini di Giulianova e Nerostellati-Monticelli al Pallozzi di Sulmona. Domani il piatto forte del turno con l'atteso derby adriatico tra Francavella e Vastese, trasferte marchigiane per Avezzano e Pineto, mentre l'Aquila attende il San Marino. Andrea Costantini. Francavilla Vastese è in chiave abruzzese l'assoluto incontro di cartello della 14ª giornata di Serie D. Per l'occasione la società del presidente Gilberto Candeloro ha indetto la giornata giallorossa, per cui non saranno validi gli abbonamenti. Proprio la squadra di Ervese ha interrotto un momento no con il blitz di Esi, ma per l'arrivo del quotatissimo avversario il Francavilla deve da un lato fronteggiare la sua sindrome casalinga, dall'altro deve fare i conti con le tante assenze, l'ultima quella del centrale Amenta, che si aggiunge alle squalifiche di Mele e Mancini, ad altri infortunati come Fofanà, Fiore, Di Pentima, e poi le condizioni non al 100% di Zerbo e Miciche. Sì, ma no, come abbiamo detto pure la settimana scorsa, non parliamo più di queste essenze. La squadra, siamo in 20, giocheranno in 11, quindi cerchiamo di mettere in campo la miglior formazione possibile. Sono convinto che chi giocherà darà il meglio di sé, ma la mia convinzione è quella che domani, essendo anche un derby, una partita molto sentita, ci teniamo in particolar modo a cercare di regalare ai nostri tifosi una vittoria. A Vasto c'è invece entusiasmo alle stelle, 8 vittorie ed un pareggio nelle ultime 9 partite, la vittoria al Cardiopalma sul Castelfidardo, un terzo posto solido tenendo la scia delle prime della classe e una rosa al completo. Colavitto dovrebbe affidarsi alla squadra che ha giocato all'Aragona domenica scorsa e introduce così il match nell'intervista rilasciata al sito vasport.it. Ha una rosa ampissima, quindi non penso che qualche indisponibile gli possa creare problemi. Detto ciò, noi andremo lì con la voglia di sempre e con enorme rispetto, appunto, come vi dicevo, per questa squadra, perché comunque ogni partita è una partita difficile da affrontare. Spettacolo anche sugli spalti, col pubblico delle grandi occasioni e le tifoserie amiche, ma sul campo sarà battaglia. Altra squadra in condizioni smaglianti è l'Avezzano, che non perde da 9 turni ed è reduce dalla cinquina al San Nicolò. Per i marsicani è stata una settimana speciale per l'udienza avuta da Papa Francesco mercoledì. Domani testa al Tubaldi contro una recanatese che vorrà reagire alla serie di 3 sconfitte consecutive e ad una classifica molto precaria. Marsicani senza Persia, squalificato, e Branicchi infortunato. Fanti è acciaccato, ma il tecnico Giampaolo loda la mentalità vincente che è cresciuta nel gruppo e chiede ai suoi un grosso sforzo per chiudere bene il girone d'andata. È dura perché su 4 partite abbiamo 3 partite fuori casa e 1 in casa, tra l'altro un altro derby con il Pineto, che è una buonissima squadra. Adesso bisogna fare uno sforzo mentale ancora più grande di quello che stiamo facendo, perché dobbiamo essere bravi a chiudere il girone d'andata con prestazioni che la squadra ha dimostrato di fare e di dare. Mentalmente bisogna essere pronti, bisogna saper gestire bene le situazioni che potrebbero capitarci. Anche una prestazione che potrebbe starci anche sottotono, dobbiamo essere bravi ad essere equilibrati e a gestire anche momenti difficili. Dopo 2 pareggi di fila vuole tornare a vincere il Pineto, domani trasferta a Castelfidardo. I marchigiani sono stati la rivelazione della prima parte di stagione, hanno fatto tremare la Vastese, ma i numeri parlano ora di crisi.
4 sconfitte e 2 punti nelle ultime 6 gare. La squadra di Amaulo vuole approfittarne per restare in scia al treno playoff. Pesa l'assenza di Pepe, appiedato per 3 giornate. Infine l'Aquila, che ospita l'ostico San Marino. Potrebbe essere l'ultima a pieno organico per i rossoblù nella settimana che porta alla riapertura del mercato e soprattutto all'assemblea societaria. E questo era anche il nostro ultimo servizio, il TG6 si ferma qui, ma io vi do appuntamento tra pochissimo con l'inizio di Diretta Stadio per seguire Spezia Pescara, il pomeriggio del Picco di La Spezia, con Andrea Costantini, i suoi ospiti, e ovviamente Paolo Renzetti in diretta dallo stadio Ligure. Il TG6 invece torna questa sera con la seconda edizione alle ore 19. È tutto, buon pomeriggio.